Amici carissimi, bentrovati ancora una volta in Piazza del Popolo, Manfredonia TV, che offre questa ulteriore intervista con il presidente fondatore di Acitilop, Peppe Sfera. Bentrovato Peppe. Buonasera a tutti, vi ringrazio ancora per come sono andate le votazioni. Purtroppo, come ben sapete, avevamo eletto 40 consiglieri, ma questi consiglieri sono scomparsi tutti nella lista di Emiliano. Non so se il cosiddetto Emiliano, visto che tende sempre a mangiarsi le cozze, se l'è fatta a cozze tutte e 40 consiglieri, lui c'è cozze e se le mangiate, e siamo rimasti fuori come lista al Citilop. E come, cioè, praticamente sono stati eletti 40 consiglieri che sono finiti al gruppo... Nel piatto di Emiliano. Perché? Perché lui riesce a fare dei trucchi come simsalabim. Noi veramente avevamo preso più di 3.000 voti in queste elezioni come a Citilop, ma leggendo questi 40 consiglieri, dal giorno dopo non li abbiamo più trovati. E voci di corridoio dice che lui la sera li mangiava come cozze. 40. Ma 3.000 sono pochi, forse 30.000. 30.000 voti. È stata una campagna elettorale molto combattuta, però alla fine noi siamo rimasti ugualmente contenti, anche se Emiliano... Quindi 30.000 voti solo su Manfredonia. Solo su Manfredonia. E invece dalle altre parti, negli altri comuni... Negli altri comuni li ha mangiati prima le cozze Emiliano, perché sono scomparsi i voti già i giorni precedenti. Sì, perché lì avevamo anche lavorato molto bene, però purtroppo... Voci di corridoio dice che lei li ha cucinati con i ricci, ha buttato in corpo subito Santa Martina Emiliano per ste nazze nazze. Farete qualche ricorso, qualche... Ricorsi non vogliamo fare in questo... legale, no? Per via legale ancora non vogliamo andare perché c'è questo Covid, che purtroppo... Anzi, a proposito del Covid, non mi dire niente, io so che io voglio mettere la mascherina perché purtroppo... Stai perdendo i pezzi. Sì, no, siamo in un brutto periodo e quindi c'è bisogno anche di mettere la mascherina perché qui... Le cose sono serie e cortesemente Vincenzo, la puoi mettere anche tu la mascherina? Ma io non ce l'ho, sono distanziato da te. No, Vincenzo, per piacere, metti la mascherina, se no sono costretto a chiamare la polizia, Vincenzo. Chiama la polizia, che ti devo dire? No, io chiamo la polizia, insomma, ti prendi la multa, ti tieni la multa e poi possiamo parlare. Però io va bene. Mascherina la devi mettere. Stanno per venire, Vincenzo. Stanno venendo. Siamo arrivati, ma la devi usare a sto punto la mascherina? Sì, certo. Non devi essere... No, la devo usare, Eccola qui. Ok. Benissimo. Peppe, quindi resti con la mascherina? Sì, un poco. Il tempo in cui proprio mi sento, perché questo soffoca anche questa mascherina, perché da una parte porta beneficio, in quanto non ci sono le goccioline di fuggi che possono immischiare le persone e quindi prendere questo Covid, sì. Però dall'altra parte bloccano anche il respiro. Quindi da una parte tendenza positiva, dall'altra parte tendenza negativa, cioè almeno alla fine non sappiamo che cosa dobbiamo fare con questo Covid, perché veramente è una cosa che sta dando alla testa a parecchie persone, ma anche a livello psicologico, perché muoiono più persone con la psicologia. Però non togliere la mascherina, devi... Hai ragione, stai dicendo, la mettiamo di nuovo. Bene, Peppe, parliamo di questa Acitilop, come si sta organizzando? Chiaramente, come avevi detto, presenterai la lista per le comunali di Manfredonia. Sì, sarà sindaco. Avete già individuato il candidato sindaco? Il candidato sindaco, noi avremo una lista dove metteremo Matteo Renato, ci sarà pure Giuseppe Di Bari, ci sarà Giuseppe Di Bari, il noto Giuseppe Di Bari del Lino del Manfredonia. Ma doc, Peppe sarà presente, pure Luciano Pericolo, saranno presenti parecchi personaggi forti che sappiamo che portano voti in questa lista. E poi noi metteremo anche dei porci, perché sai, la lista può essere anche rappresentata da cani e porci. Ultimamente ne abbiamo visti tanti di cani e porci. Forse la lista civile presenta anche porci nella nostra lista. Quindi anche porci in lista. Anche i porci in lista, sì, certo. E se vengono eletti che devono fare? Un porcaio, per forza. Se vengono eletti che devono fare? Devono aiutare la città. Inoltre in questa lista c'è da dire un'altra cosa molto importante, in quanto si sono liberati due posti che avevamo promesso all'inizio della campagna elettorale di Acitilop. Sì. Siccome Gian Diego Gatto e Paolo Campo sono stati eletti alla Regione Puglia, sì, perché loro dovevano fare i bagnini, i due posti da bagnini, adesso questi due posti, siccome sono stati eletti, sono stati liberati. Quindi benissimo. C'è possibilità per due posti nella lista
di Baglini a Manfredonia. Vabbè, si farà un concorso. Si farà un concorso, farà in bandito un concorso, ci saranno due posti da Baglini. E non è che ci sta qualche possibilità diversa per poter avere questi due posti di lavoro, qualcuno che insomma ha proprio bisogno. Niente, l'unica cosa, possono chiamarmi la sera e vediamo semmai di aggiustare a tavolino qualche trattativa particolare. Ah, benissimo, quindi possono farlo. Lascio il tuo numero a queste persone. Sì, puoi lasciare il mio numero. Benissimo. E poi cercherò anche di aiutare Angelo Riccardi. Sì, perché? Perché molto probabilmente dice che si dovrebbe riaprire il cinema Fulgor. Ah, benissimo. E quindi Angelo lo possiamo mettere lì come maschera nel cinema Fulgor. Un grande amico, quindi possiamo aiutarlo ad Angelo. Va bene, quindi i due posti da Baglini si sono liberati, Riccardi va a fare la maschera al cinema Fulgor, ma ci sta Brunelleschi, no, ci sta Bramante, no, mettiamo ad Angelo, un baricone, quindi togliamo Bramante e mettiamo, e via. Ah, vabbè. Togliamo Bramante e mettiamo ad Angelo. Ascolta, Peppe, io avevo saputo che c'erano in atto progetti nuovi per quanto riguarda Manfredonia, visto e considerato che ci sono problematiche sia rispetto all'ospedale sia rispetto all'aeroporto di Foggia, ci sono altre problematiche che potrebbero essere risolte qui direttamente sul posto. Quali sono i vostri programmi, se eventualmente c'è la possibilità, certo, di poter anticipare qualche novità? Per quanto riguarda l'ospedale di Manfredonia... Ascolta, se ti dà fastidio la maschera... Sì, posso anche... Allora facciamo così, quando viene il carabiniere per fare la multa a me, io passo a te. Ah sì, facciamo una cosa, facciamo... Speriamo che non viene, però, visto che l'ho tolta. Va bene. Niente, per quanto riguarda l'ospedale, per me, secondo noi di Acitilo, è meglio che chiude, perché se deve essere ridotto a un semplice pronto soccorso non vale la pena. Però noi vogliamo fare una chiusura con una grandissima riconversione dell'ospedale. Vogliamo far diventare l'ospedale di Manfredonia un grande centro di malattie infettive. Perché? Perché Manfredonia ormai è pieno di immondizia. E sporca la città, quindi ci sarà un aumento, un accumulo di malattie infettive. Inoltre, nell'ospedale, quando ti fai una camminata, se tu noti ci sono più vermi che camminano lateralmente, sì. E quindi qua ci sono fonti di infezioni, quindi ci saranno dei reparti di malattie infettive molto importanti. Poi, inoltre, si stanno vedendo da parecchi anni il ritorno dei grandi topi, come quella famosa nave che si fu a Manfredonia. Ma mo si sono fatto quanto dei rinoceronti questi topi. Mamma mia, sono impressionanti questi topi per le strade, per le fogne. Fanno paura. Le vediamo da tutte le strade di Manfredonia. Quindi queste sono fonti di infezione a catena. In più, ultimamente stiamo vedendo, io vedevo l'altro ieri che pioveva, sulle macchine delle mosche con delle ali così grandi, peggio proprio del cartone animale della Pemai, ma le api proprio, sì, grandi. Perché? Ma se le ho viste pure io. Ma queste perché hanno queste? Proprio perché entrano nelle immondizie che c'è nella città, mangiando queste immondizie, crescono le ali e diventano quanto dei rinoceronti. Vedete le macchine quando più sono piene di questi farfalloni così grandi. E quindi c'è bisogno a Manfredonia di un grande ospedale pieno di centri di malattie infettive. Quindi, e poi c'è anche da dire che le malattie infettive sono dovute anche alle tante separazioni che questi mariti lasciano le mogli e se ne vanno con le prostitute. Ah, ecco, questo è un altro guaio per me. E quindi che succede? Andando con le prostitute aumentano le malattie infettive, il ritorno dell'AIDS, e ci vogliono per forza questi reparti. Quindi potrebbe essere una fonte di denaro molto importante per Manfredonia a costruire 6-7 reparti di malattie infettive. Quindi se qualcuno vuole usare l'ospedale di Manfredonia per curare una malattia infettiva deve prima ovviamente infettarsi. A quel punto viene a Manfredonia una settimana prima. Se viene, si infetta e poi rimane direttamente in ospedale. Quindi siamo messi benissimo. Va bene. Poi ci sono altri progetti. Sì, il nostro progetto è quello che noi siamo manfredoniani, ovviamente, nulla da togliere, che nulla contro i foggiani, però noi vogliamo che l'aeroporto, loro vogliono il Gino Lisa, noi vogliamo un aeroporto nostro personale a Manfredonia, possiamo pure chiamare il Siponta Monta, da farlo sul nuovo Siponta Monta, cioè che arrivano lì su questo aeroporto e possono montare direttamente su questi aeroplani. Però oltre a fare questa pista per gli aeroplani, lì si potrebbe fare anche una pista
diciamo, da quelli che corrono una pista di atletica. Io per esempio ultimamente sto vedendo dei grandi corritori di Manfredonia che avevano dei fisici bestiali, per esempio Giovanni Cotugno aveva un fisico bestiale ultimamente, si è fatto quando un panzerotto, ma proprio perché lui me l'ha detto: Peppe, io sono ingrassato perché non vedo una pista per fare queste attività. L'unica pista la possiamo fare lì, facciamo sia la pista per quanto riguarda, usiamo questi elicotteri che devono decollare, e nel frattempo lui può anche correre. Però con... Ma quindi una pista che serve per il decollo, che allo stesso tempo può servire per fare atletica. Allora, decollo e atletica, quindi abbiamo proprio una doppia via. In questo caso ci sono anche altri posti di lavoro. Ci sono posti di lavoro. Sicuramente si creano altri posti di lavoro. Poi lui, vabbè, sappiamo che Giovanni si ferma la sera, ingrassato, anche perché si mangia le cozze una parte, lascia quella parte, poi va alle Seychelles, scusa le cozze, non è per te Giovanni, là purtroppo c'è bisogno di gente diversa, capito? Però ti voglio sempre bene, Giovanni, Va bene, e quindi abbiamo risolto anche il problema di Giovanni Cotugno. Peppe, quali sono altri progetti che sono in cantiere per Acitilop, oltre a, hai detto, l'aeroporto, la pista d'atletica, l'aeroporto per gli elicotteri, certo. E poi l'ospedale, un ospedale addirittura nuovo. Un ospedale nuovo, con 5 mega reparti di malattie infettive, selezionati in malattie infettive AIDS, malattie infettive topistiche, malattie infettive invece farfallistiche, ogni malattia proprio dovuta a questi tipi di animali che ormai stanno vivendo qui in questa città, e questi qua, questi animali si ingrandiscono giorno per giorno, proprio perché c'è troppa sporcizia in giro, cioè ci sono troppi bidoni di immondizia lasciati così la mattina, vengono, questi mangiano e succede questo scarafascio particolare, che questi sono fondi, infezioni e di malattie infettive. Ecco, questa è un'idea molto importante, portare malattie infettive a Manfredonia. È una cosa molto seria. Quindi tu sostieni che forse è meglio produrre un po' di malattie infettive, così possono utilizzare il nuovo ospedale per curare le malattie infettive. Perché se ci sta l'ospedale, deve servire per curare i malati che hanno subito qualche infezione. Se non ci sono, non può funzionare. Non può funzionare, questo ospedale. Non può funzionare. Quindi un nuovo ospedale. È quello che già c'è, che cosa... No, questo già c'è, ormai rimarrà soltanto un pronto soccorso, un mega pronto soccorso, e poi intorno a questo pronto soccorso queste stanzioni di malattie infettive, che poi portano soldi, portano parecchi soldi, quindi noi ci conviene portare questi reparti a Manfredonia. Bene. E perché gli altri non sono funzionanti, non vogliono la regione che devono funzionare. Quindi la regione non vuole che devono funzionare i reparti. Ormai si è capito benissimamente che non vogliono questo. Ma intanto Emiliano è stato eletto di nuovo presidente della regione. Purtroppo. Che vuol dire questo? Vuol dire che non è proprio così. Vuol dire che non è proprio così, però diciamo, ritorniamo al fatto di prima, è stato eletto grazie a quei miei 40 consiglieri dei miei 30.000 voti di Manfredonia, quindi mi deve ringraziare sai quante volte. Speriamo. Ma tu hai avuto la possibilità. Io ci ho parlato con Emiliano. Sì, ci ho parlato. Gli ha detto che appena si sbrigherà, perché stanno iniziando a nominare i vari, diciamo, componenti della giunta regionale, ha detto che vuole un incontro con me, vuole parlarmi, che forse qualcosa riusciremo insieme a fare dei miei progetti, però di Acitilop. Vuole venirti incontro. Ascolta, Peppe, hai deciso quindi comunque di presentarti sicuramente per le elezioni comunali. Abbiamo detto che ci saranno questi candidati sindaci, e quindi la tua lista parteciperà alle elezioni amministrative. Certo. Poi ci sono altri progetti. Sì, è una grossa novità. Circa 5 giorni fa ho ricevuto una telefonata da Milano. Anche lui è stato soggetto a Covid, ora non sappiamo se è stato un Covid vero o un Covid falso, perché poi molta gente importante stanno tutti quanti prendendo il Covid, non so se lo fanno per far vedere, si vede anche ho paura che qualcuno adesso ci sta un po' marciando, certo. Cioè sembra che è diventata una moda, ma adesso dico che ho preso il Covid così tutti quanti parlano di me. E infatti, comunque mi ha chiamato Silvio Berlusconi. Ah, davvero? Sì, ho avuto un colloquio con Silvio Berlusconi e... Il suo intento è quello di portare il Monza in Serie A, lascia Monza,
e poi viene a Manfredonia, perché ha detto che lui è molto preso da Manfredonia, perché è una città di magna magna, si sta bene, c'è gente intorno intorno che può lavorare con lui, e le sue ambizioni sono quelle di portare il Manfredonia in Serie A. Ah, davvero? Sì, 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 sì. La prima cosa che mi ha detto telefonicamente è di abbattere il Miramare. Ha detto, il Miramare deve diventare un qualcosa di diverso. Vuole togliere il Miramare, vuole far diventare uno stadio, una zona dove arriveranno dei grossi cantanti l'estate, il sotterraneo dove ci saranno dei parcheggi per le macchine che poi possono andare direttamente a mare, un qualcosa. La macchina deve andare direttamente. La macchina va direttamente, perché Manfredonia, il bagno direttamente, sì, con la siccome ci sono allora lui Berlusconi ha visto che Manfredonia è la città più famosa d'Italia, in quanto nell'arco di 8-9 anni sono caduti agli scogli più di 5 macchine, di cui anche la mia macchina è stata la prima tanti anni fa. La tua è caduta? Sì, la mia. È successo in poche parole, è successo così. Io avevo appena terminato di lavorare ai Uniti di Foggia e ho fatto la notte. Poi sono andato all'Albatros con un amico a prendere un caffè. Volevo riposarmi, sinceramente. E c'avevo una Uno bianca appena comprata, l'ho messa, era un bruttissimo tempo, l'ho parcheggiata. Non hai messo il freno? No, no, ma io il freno a mano l'ho messo e sono andato con l'amico mio dentro l'Albatros, siamo presi il caffè. Ad un certo punto pioveva, io dico, ma dove ragazzi avete visto una macchina? Cioè la scena è stata proprio curiosa, perché io leggevo il giornale, ho detto, certo che a stupaio si può andare a stop di castano. Mi sono affacciato, ma tu Gianni, ma io non vedo la macchina mia, cioè, ma che state c'è? Gianni, io non vedo, in poco parole, la macchina mia è partita dall'Albatros ed è scesa giù lì agli scogli. E l'ho trovata galleggiante. Quindi vuol dire che non avevi messo il freno a mano? È scattato il freno a mano. L'avevo messo che sicuramente poi è scattato. Perché io l'ho parlato un po' vicino alla macchina con l'amico mio, ma poi è scattato il freno quando stavo dentro. Non l'avevi tirato il braccio? Non l'avevo tirato il braccio, non l'avevi tirato. Certo. Ed è per questo che Berlusconi vuole investire a Manfredonia. Quindi vuole investire a Manfredonia, vuole prendere il Manfredonia e portarlo in Serie A. In Serie A. Sì, sì, sì. Vabbè, ma ci sarà quindi qualche altro motivo oltre al fatto che vuole portare la squadra in... Beh, noi lo sappiamo lui com'è, ormai si sa, ma Bretonio è una città di belle donne. Ah, e quindi lui vuole fare il... visto e considerato, dopo aver provato di tutto, proviamo anche le ragazze, vuole le donne di Manfredonia. Una novità. Va bene, Peppe, io... Ovviamente ti ringrazio perché sei sempre molto cortese, molto gentile, sei sempre presente alle nostre chiamate. Ci sta qualcos'altro in cantiere, qualche altra novità per questa lista? Anche perché poi torneremo a parlare quando inizierà la campagna elettorale per le elezioni amministrative. La novità è che renderemo il Lido Ronzo, isola che non c'è, un Lido accessibile senza barriere, dove potranno andare... Gli anziani, potranno andare i ragazzi disabili e si potranno divertire un sacco dalla mattina alla sera. Creeremo anche uno scivolo dove loro potranno direttamente fare i tuffi a mare, perché è una zona molto bella e vale la pena andare in quel Lido lì. Quindi ci vuole, beh, questa è una cosa molto bella, davvero, mi fa molto piacere, sì, sì, per questo progetto, chissà davvero si possa realizzare. Quindi un sito accessibile agli anziani e ai disabili, poi Lido Ronzo sappiamo è un bellissimo posto, un posto che ricorda a tutti la nostra infanzia. Beh, questa è una bellissima iniziativa, complimenti. Agitio cercherà di risolvere questo problema. Siamo in conclusione, Peppe, che cosa vorresti dire agli elettori di Manfredonia? Che cosa vorresti proporre ancora per i prossimi anni? Anche perché i prossimi anni saranno importanti per questa città, saranno determinanti, probabilmente fra non molto inizieremo davvero a parlare di nuovo di elezioni amministrative, della elezione del nuovo sindaco, chiaramente, come dici tu, dovrai presentare la tua lista con un candidato sindaco. Cosa vorresti proporre anche agli altri candidati, a tutti coloro che vorranno fare politica a Manfredonia? Noi di Acitilop vogliamo proporre dei volti nuovi, per la prima volta che si devono immedesimare, quindi candidare in questa stupenda città, perché poi Manfredonia è sempre una città stupenda, e soprattutto di non creare dissidi interni destra
o sinistra. Questo non deve, no, non deve esistere, in quanto noi dobbiamo pensare soltanto al bene comune e al bene di questa città Manfredonia, che veramente è stata la porta del Gargano. Ma noi da Citiloc vogliamo che deve ritornare e deve rimanere per sempre la porta del Gargano, perché Manfredonia, lo dicono tutti, è una città stupenda, però vederla ridotta come adesso, noi da Citiloc non lo vogliamo più e vogliamo trasformarla. Con tutti voi, di destra e di sinistra, non mi interessa la politica, noi dobbiamo essere uniti per il bene di Manfredonia. Beh, è davvero, questo è un messaggio bellissimo da parte di Peppe Sfera, che ringraziamo per questa ulteriore intervista rilasciata a Manfredonia. Grazie. TV. Peppe, ti faccio tanti auguri. Grazie. In bocca al lupo anche per il futuro, per la tua carriera politica. Abbiamo bisogno di volti nuovi e Peppe Sfera sicuramente è un volto nuovo che non sfigura rispetto a quelli che finora hanno deciso le sorti di Manfredonia. Grazie ancora a tutti coloro che hanno seguito. Peppe, un ultimo saluto da parte tua. Un saluto a tutta Manfredonia, a Vincenzo Di Stasa, a Colaiani, al suo collaboratore, e ricordatevi, votate a Citiloc che nessuno vi fotte. Ciao, grazie, ragazzi. Grazie a Peppe, grazie a tutti coloro che hanno seguito Piazza del Popolo. Alla prossima occasione.